Ora tocca all'accelerazione che diventerà l'accelerazione angolare. Infatti sappiamo che le grandezze fisiche che individuano, rappresentano il movimento degli oggetti, sono tre, sono la posizione, in questo caso lo spazio percorso, la velocità e l'accelerazione. Allo stesso modo, nel caso di un oggetto che ruota, lo spazio percorso diventa l'angolo descritto, la velocità lineare diventa la velocità angolare e l'accelerazione lineare diventa l'accelerazione angolare. Quindi queste tre sono le grandezze fisiche che descrivono il movimento degli oggetti rotanti: l'angolo, la velocità angolare e l'accelerazione angolare. Ricordiamo che l'accelerazione lineare è definita come il rapporto tra quanto varia la velocità in quanto tempo. Facciamo subito un esempio numerico. Immaginiamo il nostro punto materiale che ogni secondo che passa acquista, cioè aumenta la sua velocità di 4 metri al secondo. Allora la sua accelerazione lineare è di 4 metri al secondo ogni secondo che passa, 4 metri al secondo quadrato. Allo stesso modo immaginiamo un corpo rigido che sta ruotando, dicevamo un disco o una ruota di bicicletta, che ogni secondo che passa gira sempre più rapidamente, quindi aumenta la sua velocità angolare. Per esempio, dopo un secondo la sua velocità angolare è di 4 radianti al secondo. Questo era l'esempio che avevamo fatto prima. Dopo un altro secondo la sua velocità angolare, omega, è diventata 8 radianti al secondo. Dopo un altro secondo sarà 12 radianti al secondo, quindi ogni secondo che passa questa velocità angolare aumenta di 4 radianti al secondo. Perciò l'accelerazione angolare diventa 4 radianti al secondo, cioè l'incremento di velocità, ogni secondo che passa. Quindi sono 4 radianti al secondo quadrato. Perciò l'accelerazione angolare ci dice di quanti radianti al secondo aumenta la velocità di un oggetto rotante ogni secondo che passa. Chiameremo questa accelerazione angolare omega punto, intendendo sempre con il puntino la rapidità con cui varia nel tempo questa velocità angolare omega. Allo stesso modo, nel caso dell'accelerazione lineare, si poteva scrivere v punto, intendendo con v punto questa espressione qua, cioè quanto rapidamente cambia la velocità nel tempo, la velocità del nostro punto materiale. Dunque, in generale, il puntino rappresenta sempre una rapidità di variazione, cioè quanto una grandezza fisica cambia velocemente. Qui cambia la posizione e S punto ci dice quanto velocemente cambia questa posizione, oppure alfa punto ci dice quanto velocemente cambia l'angolo. V punto ci dice quanto velocemente cambia la velocità dell'oggetto, omega punto quanto rapidamente cambia la velocità angolare del corpo rigido rotante. Infine vediamo, come al solito, sempre la relazione che lega una grandezza angolare alla corrispondente grandezza lineare. L'angolare si trova dalla lineare dividendo per R, cioè per il raggio. La dimostrazione è molto semplice, basta che al posto di omega sostituiamo v fratto r. Così questa formula diventa delta v fratto delta t, che ci dà l'accelerazione lineare, cioè ci dà questa, e poi abbiamo diviso r. Per ricordarsi se per passare da una grandezza angolare a una lineare e viceversa si deve moltiplicare o dividere per r, e si può pensare all'unità di misura. Per esempio, lo spazio percorso si esprime in metri, invece l'angolo descritto in radianti. Allora è chiaro che se io voglio l'angolo descritto, devo prendere lo spazio percorso e dividere per R, non moltiplicare, perché lo spazio percorso è già espresso in metri, mentre invece io devo togliere questi metri per passare ai radianti, quindi devo dividere per R. Così i metri al numeratore si semplificano con i metri al denominatore, e il risultato viene una grandezza fisica senza l'unità di misura. Ricordiamo infatti che radianti è una unità di misura fittizia, cioè si può anche omettere, proprio perché l'angolo è un rapporto fra due lunghezze. Lo stesso tipo di ragionamento si può fare tra omega e v. La velocità angolare è espressa in radianti al secondo, la velocità lineare in metri al secondo, quindi omega non ha i metri,
mentre invece la velocità lineare sì. Allora per passare da V a omega io devo togliere questi metri dividendo per R. Stesso ragionamento per passare dall'accelerazione lineare a quella angolare. L'accelerazione lineare è espressa in metri al secondo quadrato, quella angolare invece in radianti al secondo quadrato, quindi non ha i metri. Perciò io devo prendere l'accelerazione lineare e dividerla per il raggio, così che i metri vanno via. Infine, come l'accelerazione in realtà è un vettore, anche la velocità lo era, noi l'abbiamo trattata come grandezza scalare, ma in realtà è un vettore, allo stesso modo anche l'accelerazione angolare è un vettore. È un vettore che è rivolto in direzione perpendicolare al piano di rotazione dell'oggetto. Se per esempio l'oggetto aumenta la sua velocità di rotazione, vuol dire che passa da una velocità angolare più piccola a una più grande, allora l'accelerazione angolare è rivolta verso l'alto. Viceversa, se l'oggetto sta rallentando la sua rotazione, la velocità angolare prima è maggiore, poi diventa una freccia più corta e quindi la variazione di questa velocità angolare è rivolta verso il basso, perché si passa da una freccia più lunga a una freccia più corta, quindi è una variazione rivolta in basso. Di conseguenza, delta omega è un vettore in basso, anche l'accelerazione angolare sarebbe un vettore rivolto in basso.